La cosa più importante sui treni è dimostrare che si può fare. Siamo un piccolo esempio. Grazie alla collaborazione col governo raccontiamo che oggi l'83% dei treni del Lazio per i pendolari sono treni nuovi, acquistati negli ultimi 3 anni, e grazie alla collaborazione entro il 2018 tutti i treni dei pendolari del Lazio saranno nuovi. Con una strategia che anche sul trasporto su gomma ci ha portato, dopo il giubileo del 2000, a ricominciare finalmente i pullman del Cotral. Non sono promesse, sono impegni e cose fatte. È molto importante, i pendolari meritano rispetto, meritano aziende che funzionano. L'azienda del Lazio, l'azienda regionale, è un esempio di risanamento, ha reinvestito sui suoi mezzi, ha messo in campo risorse economiche con un equilibrio di bilancio, e noi abbiamo aiutato le regioni e stiamo aiutando le città con un piano Marshall per i pendolari. Vuol dire sostituire tutti i treni italiani e sostituire tutti gli autobus italiani al ritmo di 2.500 all'anno per i prossimi 15 anni. Sono 10 miliardi di risorse già disponibili, a cui si aggiungono 4 miliardi per i treni regionali di Ferrovie dello Stato, e quindi è veramente un piano straordinario e che anche sta creando lavoro, fabbriche che lavorano sulla base di queste commesse che abbiamo messo in campo. Quindi si può fare davvero e si può fare molto bene.